mare. Com'è dolce sentire. Basta, basta. Ah, mi viene la pelle d'oca. Guarda che avevo fritto. Che è la pelle d'oca? Avevo fritto gol. Mamma mia. La pelle d'oca. Allora. È bella l'estate, capito? Dici. Mamma mia, da votare. Casa Bonavolta, sì. Bonavolta Biccio, sì. Fate sempre napoletano. Ok, ho fritto in cuore. Ho fritto in cuore è un discorso. Questa canzone l'estate. La pelle d'oca, la pelle pappavalla, la pelle gallina, la pelle chessa, la pelle che. Ha fatto, diciamo che il direttore mio, chi era bello, chi la traseva e interveniva lui, capisci? Spiegava la situazione. Ma l'ha già fatto tutti io. Quindi ci vuole che trova. Ma a chi? O direttore. Ma per piacere. Voglio bene. Mamma mia. Io due, mira che ti chiama, Natavo! Io 2 mesi non li voglio proprio sentire! Fammi stare tranquillo, fammi rilassare, fammi godere la rilassare mia vita! Rilassare proprio no! Allora, fammi godere la mia vita! Sì! Con la spiaggia, sì. Con il lido Bonavolta, sì. Con il bello lungomare, con gli ombrelloni, le sedie a sdraio e poi la mia meravigliosa buetta! La buetta! Sarebbe un bar che sta accendo la spiaggia. La buetta! Carone, la buetta! Ha già licenziato proprio, cercasi disperatamente un nuovo casting, un nuovo direttore, una nuova concetta, un nuovo galone e nuova checchettona. Pagamento laterale 30, 60, 90 e 120. Pagamento laterale. Ra? Madonna, ti laterale. Ah, pagamento laterale. Hashtag pagamento laterale. 30, 60, 90 e 120 giorni. Pure, mamma mia. E cambiano tutti questi giorni. Non ti preoccupare, cambiano, vai. Sì, mo subito. Ah. Io sento delle voci sotto suolo. Ma che cos'è? Diretto, che cos'è? Io ho visto una cosa che ti... Tu parla di me, ne sta scendendo una coppa a montagna e benviente. Mamma, non parla a me benviente, diretto. Sanne strega. Ma tu sei pronto, diretto? Io sono pronto, sì, non lo so, questa la testa che si vede di questa qua. Stanno i moicani in da casa Bonavolta. Ma io sono pronto per fare... Io non ho capito per fare cosa. Devi partire! Ah, devo partire! Sì! Non ho capito niente, aspetta un attimo. Ma quando vuoi partire? Ma io non avevo capito. Diretto, sai come si mabellili a te con questo metto? Ti ricordi che li bikin con ritmiez? Sì, io ce l'ho. E tieni ancora? Sì. Guarda, diretto, non ghietto niente tu. No, niente. Siccome abbonano me mammina. Direttore, chiude la porta! Io nasce in tu cuore, io parra sanità, chi stiosa lotti in Napoli e tutto quanto da. Trasena, s'assettena, 3 ore in compagnia, rilassate, parlamene. Raccontano a Lucia. A casa buona volta, su Chiocciola TV, la voce di individuo, quando stai da su tu, un matrimonio a Napoli, una festa in piazza via, di me la tutto popola, che manna a Lucia. A casa buona volta, Concetta, hai su una squadra, una volta. A cima c'è lui chiacchiera, pigliamoci un caffè, c'è sta pure calone, cavo selfie a me. Senso direttura, trasmissione non si fa. A casa buona volta, su Chiocciola TV, la voce di individuo, quando stai da su tu, un matrimonio a Napoli, una festa in piazza via, di me la tutto popola, che manna a Lucia. A casa buona volta, Concetta, direttore, o canone, a che tutto. La TV, la voce di individuo, a
questo mi è già via. Mi mela tutto popola che manna a luci. A casa buona volta su Chiocciola TV. E a voce di divino a tu stai caso tu. Un matrimonio a Napoli, una festa mi è già via. Mi mela tutto popola che manna a luci. E cuore! Chiudi che la porta! E chiamiamo anche il coautore, l'arrangiatore di questo brano, il maestro Aprile. Mamma maestro, mia, vieni. Io siediti sono qua, maestro, dai un bacio a Lucia. Io sono troppo felice. Qua, siediti qua, tu c'è il posto? Sì, l'altra sì. Volta mi c'è il posto, vai, vai, passi, passa avanti. Se muova passa la bicchia, vedi io. Io mi metto di qua. Ah, se vai vicino. Ma pure gli occhiali. Comunque buongiorno a tutti. Questa è la sorta dei cinquantenni. Vedi quando dice loro il posto. Io sono troppo felice. Ma che figa che sei. Io sono troppo fresca. Felice. Perché a parte a soffolisce. Perché tengo. Negli ultimi anni, negli ultimi periodi, io mi sto cercando i buoni amici. Allora, ai tempi miei, quando io ero ragazzina, una volta, quando ero molto giovane, sì, perché mo mi ha fatto un poco di chiarella, però gallina vecchia fa buon brodo, calo, lo sai che sto corteggiando un trentenne? Aspetta. Pronto? Chi ha telefono? Pronto? Sì, chi ha telefono? Anna Lucia. Ma chi è? Il tuo. Alla voce chi è? È direttore. È la voce azul. Ma il fatto che tu non riconosci la mia voce. Direttore! Nervosisce talmente tanto. Bravo, bravo. Che non puoi credere. Bravo, bravo, bravo. Direttore, mi ha mandato. Poi il fatto che non ti vedo, no? Sì, sì. E immagino le tue facce. È ancora più brutto, mi mancate. Comunque Anna Lucia, dimmi una cosa, ma per caso non è che distrattamente hai visto il mio tablet? Occa! Che fa? Sono di sì! Direttore, perché c'è manco tablet giù da voi? Ma non sono capace di trovare. Ah, ecco, quando venite qua? Ma tua mamma fa chiamare pure Mariolo, va. Fallo venire. Che ne so, le stanno innumerate, manna puttana. Ma fallo venire. Già mi portano tanti innumerate. E faccia posizione, eh. Stai zitto. Ma scusa, l'hai visto tu, Anna Lucia? Direttore, mi fai parlare? Guarda sto pappavallo, si sta zitta. Allora, direttore, senti. Mi devi scusare, perché poi, yeah. Poi che... Allora, sai qual è il problema? Che noi abbiamo un problema in casa buona volta. Allora, tenimo un problema e anche che tono. Cachilla è un grande problema. Poi tenimo un problema lo direttore che è un po' cartologato del bomero. Poi tenimo un problema lo calone che va magna. Sua fase di tutto diabete. Ma dove si trova il direttore adesso? Zitto, fammi parlare. Sto a casa. E mandaci. Come state belle, direttore a casa? E sto a casa, vabbè, io ho l'aria condizionata in tutte le stanze, capito, insomma, tutti i comfort, sì, eccetera. Però al di là di tutto, siccome che io sul tablet ho tutte le puntate registrate, tutte le cose registrate della televisione. Direttore, è lì che scalasino! Noi ci siamo rubati il tablet! Eccolo qua! Perché noi sentiamo la mancanza. A malinconia assai! Quando ci venite a trovare? Non me l'aspettavo sta cosa da te. Molto sinceramente, tu potevi anche chiedermelo. Senti, mi puoi prestare un po' il tablet? Io te l'avrei dato senza problemi. Però sul fatto che l'avete preso, voglio dire, così di nascosto, questo si chiama rubare. No, direttore, sapete che cos'è? È durante la giornata, mentre lavoriamo e poi ci riposiamo. Volevo sentire due puntate nel nostro, tutto qua. Direttore, volevamo vedere giusto quelle due o tre persone che ci guardano di casa buona volta, capito? Come? Capito, comunque siete due ladri. Direttore! Direttore, calmato, ci volete venire a trovare. Ciao, ci sta calmato. Che figo che mi hai fatto qua? E il tapito da balletta, ti vuoi compagnia? Ehi, che sei da me? Che sei? Secondo me è una di mare, ci siamo addossato. O direttore, compagno nostro, l'amico nostro, la voce nostra, quello che manda tutto il sistema. Hai capito? Ma non il sistema. Ogni tanto ci deve fare, ma fa pure il cazzo, ma fai pure il cazziato, no? Come faccio a non farmi il cazzo? O si devo parare, voglio farmi il cazzo. Calo, si è da solo. Allora, l'inverno
dura 12 mesi. Sì. L'estate sono 2 mesi. Sì. Ma quelli 12 mesi se non mi fanno fare casa a buona parola, io lo vado a mettere te. Non ti preoccupare, poi metti a buona parola con il direttore. Una stazione. Sotto a stazione. Metti a parola a buona con il direttore. La prossima telefonata la c'è invita qua. È ospite nostro. Un bavo. Ma non bavo. Va bene? Tu che non fai pagare a nessuno. Calo, 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 calo. Chi è? Zitto. Chi è? Maronna mi zitto. Zitto, zitto, zitto. Ti giuro, Maronna, calo, mi amori tu. Ma perché già morì? Maronna, calo, mi amori tu. Ma perché già morì? Già pure morì. No, calo, mi amori tu, ti giuro. Ma chi è? Come sono emozionato. Perché? Perché che non mi va bene a me. Sì. Calo, come mi va bene. Ma chi è? Ti giuro. Ma chi è? Calo, ma tu te lo ricordi? Chi è? Calo, ma lui è venuto pure alla mia festa di compleanno. È venuto? Sì, calo, lo sai una cosa? Che lui praticamente, lui mi ha fatto tante coccole e mi ha portato pure una meravigliosa bottiglia di profumo. Ah, c'è capito chi è? Calo, come mi vuole bene? Lo compagno lui. No, calo, quello mi vuole bene. Calo, calo, senti. Prima che andiamo vicino alla macchina a fare l'accoglienza. Sì? Che dici si chiama arrivo così che ti e chiama a fare due tunnini là? Pure il tunnino. Lo sai come l'amma fa però? Con la stiera. No! Che è una stiera! Gli ha pigliato in manella! Gli ha messo in manella sotto la sabbia! Gli ha scava! A sotto, tu scava! Che manella! E che riesce nel tunnino! Allora ci facciamo un bello formicello che tunnino! C'è 300 grammi di tunnino, ce l'ho 12 ore, capi fai? Sì, sicuro che tu lo metti sti tunnini, da sto bello mare. Facciamo ci mettiamo a messa di accattare, si andiamo a me. Calo. Dici. Calo. Già ti voglio bene a sorte. Ma ci capito. Ma io non mi vendi a te. Diamo un momento. Sicuro. Sicuro. Pure il mio. Mi amo a fare i tunnini, lea, calo. Andiamo a fare i tunnini. Una volta, bitch. Sentatore mara, di te suona e chi non parte mai. Piglio sola, a coppo sesto piano, stu balcone, oggi mi pare sciare. Quando è festa, si sente lì dall'aria, si respira tutta felicità. E gli aspetta per una settimana sana. Sta giornata e si va a recriare. Va a virare un poco cavara che fa. Fasci pazze e niente fa capì. I da cinquantate tu io te giorno fa. E tu c'è cagnata vita mia.
conto, eh. Ma sti borsi tiene tutti spesi. Carone! Ma sti lettere a nato. Ogni giorno mi metto una pochette dei miei amici artisti. Ah, oggi questa qui è di Henry Mariano. Ah, Henry Mariano. Hai visto com'è bella? Ah, ieri teneva che la Lara Magnami Giussi Attanasio. Giussi Attanasio. Col tuo colorata. Bella, con le lettere. Il telefono sta vibrando. Chi è? Caloma, ma voglio capire una cosa. Ma mostro il telefono, che si fa col telefono? Ma chi è? Pronto? Pronto, la Lucia. Ma Lucina bella! Ma siete dimenticati di me, mi volete solo in televisione a Lido, non mi guardate. No, ma tu devi venire a Lido, tesoro, amore, devi venire a Lido, non puoi. Pure Manuzzi, falla venire, falla venire, falla venire, ci vuole. E ti faccio venire la macchina fotografica, ma papà. Voglio a Manuzzi da care da me, sa che folla che fa. Ti faccio venire la macchina fotografica. Dici, papà, te spesso lo lì! Non fa capavi, capavi, ma non si pago io! È normale, eh! Mi sfasteri e parla! Uè, Malusina, come stai? Bene, amore, mi manchi! Pure a me mi manchi, Malusina mia! Vieni a Lido! Buona volta, bitch! Come si fa, ma perché so fa? Ci sono Malusina, vuoi sapere che è successo? Ieri sera è uscito con una cubana Cicina, che amore mio, sì. Come sei bella, sei bellissima. Povera te, amore mio, non so ci dare qual a chi fa chi. Non è bello, ma che tu non mettere me, sta venendo pure qua. Tutta la casa buona volta. Ma poi abbiamo fatto lì di casa buona volta, già. Ma Lucina è ospite mia, regna che c'è tenti non chiede sotto, qual è il problema? Ma Lucina? Sei pregata di venire a casa a Lido buona volta, bitch. Ma lui sei a casa a bocca. Ma Lucy. Ma Lucy. E che Lido che abbiamo fatto, ma Lucy. Un Lido meraviglioso, spettacolare. Non vedo l'ora di vedere. Bravo. Ma Lucy, metti il costume da mare, mi raccomando, bello, cotacco bello, capisci? Ma me? No. Hai capito? Tu stai qua, vicino a Buet, con cocktail, ma Sanremo da spiaggia. Ma che bella giornata di sole, ma mi piace. Ah, vieni, vieni, sei ospite mio, non ti preoccupare. E che stai facendo? Vabbè, ma Lucy, ma ti mandiamo. Ma ti mandiamo. Ma la posizione, va bene. La mannissa posizione. Va bene. Ciao, ma Lucina. Ciao, amore mio. Ciao. Il calore tuo. Ciao, amore mio. Ciao, boccaccina. Ciao, Luca. Ciao, ma Lucy. Che stai facendo? Ma che cavolo che l'hai fatto? Chi là, e fatta invitata a tutti. Ma già vedere Malusina sulla spiaggia, vabbè. Pure gli ombrelloni, vabbè. Sudano. Vabbè, ecco, noi dove va? Visto. Pronto? Pronto? Ma chi è? Pronto? Pronto? Che fanno? Hai visto? Chiamano? È normale, perché mo si spassa voce. Allora, il primo giorno è stato un giorno un poco dove va. Il secondo giorno. Cioè, chi dove? Ma tutti quanti abbinati. Allora, ieri hanno venuto parecchie loro, si hanno fatto i selfie in corpo pulito. Ma hanno pubblicato le fotografie in corpo ai social. È normale. Twitter, Instagram, Periscope. Sono arrivati i seguaci. Sì. E automaticamente. Ma che ne ha guerra i seguaci, carabinieri a cavallo. Ma automaticamente vanno venuti quando li di buona volta. Venite. Mo ti ha sta zitto, mi ha fa a me. Mi ha fa a me. Sta da in la cascette. 3,50 euro un merloni a se già stra. Ma che sono 3,50 euro? Mi che siete pure chiusi. Sono pure chiusi che andiamo. E ce ne calamo grosciue. Grosciue. Si può mettere un altro 10 euro vicino. Ce ne calamo grosciue. Si accattino pure la pochette. Ecco qua. Va buono, tutto a posto. Ci vuoi mai tanto po'? Ci sta. Se sta seccando in gano, ci mi appia qualcosa. Poco a quei cocchi. Poco a quei cocchi. Andiamo. Vai, ci dia. Andiamo. E andiamo.
Buongiorno, mamma Lucia. Mamma mia, amica mia, siediti qua. Lei è Manuzina. Ma buongiorno, grazie Anna Lucia, grazie per l'invito. Casa Bonavolta. Bellissima sigla. Hai io visto? Stamattina come per ti venire... faccio diventare importante. Io per venire da te, guarda, mi che sono fai? Sciolto solamente i capelli. Mamma sono mia. Venuta con la mia vestaglia, guarda quante. Ma quanto è ma non tenevo tempo, poi abitiamo nello stesso palazzo, la gente non lo sa. Ho detto, mo, mi metto un fiocchettino, mi sciolgo un po' i capelli. Ma aspetta, se vedi in tuo palazzo, chi c'è mio, mi sembra l'amica mia. Teresa Rocco. Di la verità, ma sono belle queste vestaglie. Mamma mia, meraviglioso. Però tu mi metti, hai capito? Perché poi tu con questa vestaglia tutta chic, bella, importante, e io invece poi tutta vestita preparata. No, Anna Lucia, tu sei bellissima e tu quello che indossi è sempre una favola. Okay. Mandiamo anche un grande saluto a Enzo Galone che mi ha preceduto. Un bacio forte, lui è un grandissimo fotografo. E ti dico una novità. Che novità? Fammi ieri sera io l'ho sentita per Belen. Perché che tu sai, e io con Belen mi sento a telefono tu sempre, sì. Ah, ma almeno... sai perché ti sento a telefono? Perché poi tu, Stefano, l'ex marito suo, io, perché quello era suo mio. Marito, è tuo paese tuo, allora giustamente i fattori giusti tutti e no, due. È perché vabbè. Lei poi ci ha tenuto a dire, dice, Madonna, hanno fatto tutto questo caos, la fiera, il nastro, non il nastro, non volevo. Tu sai che lei è una star. A chi? E essa, detto, è lui che simmo. No, noi siamo delle starrine, piccoline. Ma anche della Rita, noi siamo star proprio a vero. Sim Starrone. Allora, andiamo e lei mi ha detto, stare, dice, guarda, Safiri, io ti dico una cosa. Visto che tutti quanti dicono, ma l'ha lasciato, non l'ha lasciato, Stefano, Santiago, il piccolino. Lei mi ha detto, guardi, adesso sono fidanzata. Con chi? Con un grandissimo motociclista. Ma che stai dicendo? Che si chiama Andrea. Che quando nasce l'amore sta sempre qualcosa che male ti fa. Ci volesse un posto lontano perché mai nessuno non ci ha da trovare. E se la storia può nasce sbagliata, ci regala un sacco di nottate. E pensieri consuma una vita, non ti sente più che le una volta. Per mesi tutte quelle che ci stanno e niente più sa da lontano. Per mesi tu può cagnare che la da parte verità si sembra tu che se ne va la roba sa per ritornare per mesi tu che dici sì pochi così diventano quando sto a casa non mi vuoi giù non sei pazzo che la là che mi sposai 10 anni fa. Si accomincia a te spuglia, io non mi saccio a piccità. Ti faccio vincere. Quanta promessa mancata, pensando e sarà tinta madre mia te. Non si ne va, si indoscura, da puro rumore, non l'hanno sentito. Si mi duri in la stessa città, si mi viene da sale sciarfa, tutte quelle da vita in bar, si maiere di mano divisa. A mesi tutte quelle che sta, e niente più sa da inventare. A mesi tu che può cagnare, che la da parte di te, si sembra tu quasi. Ma roppo saporito, ma un mese tu che dici sì, poi così addivento no. Quando sto a casa non mi vuoi, giù non sei pazzo che la là, che mi sposai 10 anni fa, ma si accomincia a te spogliare, io non mi saccio appiccicare. Faccio vincere. Quando sto a casa e non mi vuoi, gelosa e pazza che l'alla, che mi sposai 10 anni fa, ma si accomincia a te spogliare, io non mi saccio appiccicare.
faccia vincere. Ogni tanto se ne va, mi rimane solo a me, però la cosa bella che vede Manuzina, mamma mia, sarà un po' da spiaggia con Manuzina, sa che buon ricco, che cavolo, non si mette che lo bello costume, questo è il successo del Lido, buona volta, quando faccio vedere io, ma che bene Manuzina, ma poi ogni tanto mi abbandono solo a me, ma, a che ora sono, e se avrai di mangiare? Orario del panino! Ma che bello sono lì! Questo è orario del panino, sosta! A mangià! È orario! Ah, io che? Sta venendo, dai! Andiamo a breve! Che è successo, Calo? Ah, no, tutto a posto, tutto bene! Che sta? La signora là se l'ha mandato perché tiravo qui da like, ma che mandami sa qua, spostatemi all'ombra, cioè là, le solite cose del lì. Vabbè, Calo, le signore comunque devono stare. Allora, ascolto, Calo, sì. E insomma, i signori bagnanti, sì, è una cosa. Sì. Ma questo è un lito casa Bonavolta Beach. Voglio dire, è il lito degli artisti. Ho capito. Mica che non lo so, a signore perché si sta lamentando, Calo? Ma sono di due mandano a quattro. E me fa, ma fa calò. Ma quello panino. Ma quello panino, calò. Che si mangia? Ah, state zitti. Ma una cosa che ci hanno attrezzato a cango. Hanno mettere una piccola orchestrina. Sì. Una batteria. Una chitarra. Un pianoforte. Hanno mettere una piccola orchestrina. Perché casomai quando vengono i cantanti, noi poche non pare canzone napolitana, un mini live. Noi ci facciamo fa. A volo a volo. A volo a volo ci attrezziamo. Ma voglio mettere una frequenza! Che metto? Per poterti rivedere, per tornare, per restare assieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me. Che bellezza, che bellezza, buona volta. Calo, e Calo, Calo, queste canzoni come sono belle, sono canzoni tradizionali, che proprio sono il canzone lo direttore. Calo, però ti posso dire una cosa, però tengo poche malinconie. Lo direttore? No, vedi? Fra due mesi finisce l'estate. E come fa? Dura poco l'estate, non è come l'inverno. Calo, poi ci andiamo in casa. Calo, però non sto sentendo, sto faticando proprio. Non ti preoccupare che arrivi il telefono. No, Calo, sì, Calo, ti posso dire una cosa? Sono troppo pigliate con me. Indovina perché? Perché non sto vedendo più a Concetta. Non sto vedendo più il direttore. O portiere in due palazzi per un scassambrello che come avrebbe arrivato agli ospiti a sera, che a casa buona volta facevano un bordello. Non sto prendendo più la checchettona, mamma mia checchettona, zia Rita. Non sto prendendo più a Malusina. No, vedono tutto. Madonna mia. Tutto. Oh, Nana, che fine ha fatto, Nana? Giuseppe, pure Giuseppe torna, non ti preoccupare. Tutti da lì, Calo, una volta bitch. Sicuro che torna. Torna, oh, veramente. Ho promesso. Tu come puoi far venire a tutto qua? Io sto dando una posizione a tutto qua. Calo, sì, da solo, ma un russetto tengo ancora. Ma ogni tanto sul russetto, ma perché? Ti fissa. No, Calo, sai che cos'è? Vengono gli artisti. Allora io quando vengono gli artisti, io sa vibra. Ma che vibrazione fa? Che devo telefono tu? È Virgile. E chi è? Pronto? 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 Chi ha telefono? Ma tu chi sei? Scusami. Voi un coppo di telefono tu. E coppo telefono mio, chi è? Pronto? Chi siete? Sono Peppe, io con chi parlo? Ma chi è Peppe? Peppe di Donato! Donato. Peppe, buongiorno! Benvenuto al Lido Bonavolta, bitch! Ma lì si mi hanno voluto fare la sigla, qua! Che figura in merda, quando a Peppe è venuto a fare la sigla! Non
Giuseppe, che a me partorite da poco, ha avuto come un bello figlio, sono venuto a pigliare un po' che sono suonato a rilassare, non dormi bollottino. Ma è giusto, ma vedi come mi ha parlato. Peppe, ciao, come stai? Amore mio, tutto a posto. Amore, amore, tutto bene? Peppe, casa buona volta a biccia, che è successo? Mamma mia, oggi è il secondo giorno, ma un lido pieno di artisti. Sì. Però non ho visto la compagna mia Giusi. Come mai? Come hanno fatto tra sì? Hai buttato pure il poschetto, Giusi. Ah, io l'ho buttato pure il poschetto, ma non lo so chi da vinto. No, ma Giusi non ci sta, Giusi. Giusi sta a casa. No, io come... Oh, mamma mia, che guaio. Hai creato un problema. Ma oggi siamo via pure lì da fianco. Perché non c'è mai. Ehi, amica, come Giusi. Stai? Buongiorno, io sto tutta sudata. Giusi, chi sta sapendo come stanno sudate? Mamma mia. Stato un problema. Mamma mia. L'amica Andalucia non va luato lottino per voi. E lottina. Giusi, amica, che ho messo troppo. No, quando mai, amore mio, allora ascoltami. Io oggi ti chiedo scusa, però domani mattina davanti a tutto ti metto proprio annanzi a tutto. Ti metto l'ombrello. L'ombrellone con due sedie a straia e poi in continuazione a sotto a buette ti mando cameriere con roba a fresca. Va bene? Non ti preoccupare. Abbiamo venduto tante pochette, allora, sulle serie. Ieri non è pochette. Sei venuta la spiaggia. Sei venuta tutta la spiaggia che pochette tuoi a ieri. Di più. Stanno andando a Roma. Sì, amica mia, non solo quando la pochette, non ti preoccupare. All'improvviso vengo io e Carone. Va bene? Okay. Però domani vieni sulla spiaggia. Va bene, certo. Ti aspetto. Un bacio. Un bacio, amica mia, ciao. Ciao Giusi, ciao Peppe, ciao Giusei. Hai visto? Che brutta figura. Che si vinto parcheggio, ma come fai a farmi? Come fai a farmi? Che brutto pezzo. Calo, calo. Dici? Tutti gli artisti, aspetto se le portai. L'artista pure brutale, l'artista è 80 anni pure brutale, babbo, il primo giorno, oggi il secondo giorno, calo, non ci possiamo proprio lamentare, pure per sé, perché? Perché Peppe, Peppe di Donato, l'amico mio, il marito di Giuse Attanasio, a Magnano, è charmante. Peppe, ha capito la situazione. Coronara, non c'è tempo. Non fa niente. Ma piglia è vero. E sarò ma raccomando, la prima fila, offrisco, vero, vicino. Calo. Calone, quando c'è una bella cosa di cocco, ma solo il mio a bevere una bella cosa fresca. Andiamoci, una bella limonata fredda, una bella limonata fredda sotto a buetta nostra. E chiami a stiamo venendo a buetta una volta bitch. Dica così, ma io già credo le parole ancora a te. Se tu ogni tanto mi fai vivere e poi mi fai morire quando vuoi tu. Ma tu che sei, che vuoi decidere sta vita che è da me. Non vuoi cacciare un sentimento che teneva in tuo cuore prima di te, che non si allontana mai, non si allontana mai, non si allontana mai, non si allontana mai. Ma se mi spogli ancora voglio stare con te senza mai nascondere, volesse sempre a te. Ma non ho forza fa, e vengo solamente per far amore e non dormo insieme a te.
a tutte e due chi sta soffrendo sossoni. Pure sto male si ma dorma tutte le notte rindolente senza te. In un delasso mai, in un delasso mai, in un delasso mai, in un delasso mai. Perché quando mi va a salire da noi ci chiusi, vengo sempre a te. È stata insieme a te, è stata insieme a te. L'ultima volta che ci ho fatto sull'amore è stata insieme a te. Tu mi fai male, sai, e non mi basta mai. Mi serve solo una dopo che tempo e sto insieme. Sto tabletto lo direttore cartella, fammo curiosare un poco cartella puntata a bocca quando mi metto oh, cartella carica questa è una cartella di fuoco, guarda che te femmino direttore, ma che ti dà stimato che angoppo mo oggi capito. Questo tablet è tutto un segreto, guarda che film, donne in topless, bikini, guarda che, ma che è una collezione, calendario, oh. E poi ce l'ha già lì, questo bolle sto tablet, bolle, guardate, e noi sappiamo sulle telefonate, accadde sulle messaggi, ma che è? Una base nautica sto qua, carea! Guardate qua! O direttore nostro! Bravo! Bravo direttore, bravo! Ha già scoperto una bella cosa, no? Direttore! Dando un'occhiata, ha scoperto una cosa. Qua ti arrivavano i messaggi a te a casa buona volta. C'è stata una cartella stipata particolare, ha scavato. Come la cartella? Una cartella esattoriale? Ma qua cartella esattoriale, la cartella, l'icona che si mette qui sopra. Sono andata. Che cos'è icona? Icona è una cartella che si crea sul tablet o sul computer dove tu metti foto, film e tutto. Calò. Anonimo stavo iscritto. Credo. Mi ha curiosito la cosa. E sono andata a cliccare. E che sono visto? Tu compare mi che tengo. Ma qua compare tu. Tutte femmina nuri, in doppia e film particolari del direttore. Ma che quanta confidenza! Sì, non mi credo, non mi credo, faccela pure. Ma stai zitto, una persona per bene, direttore! Lo dici tu, è per bene, ho sapito. Ma stai zitto, quello la sera va in chiesa, alle 8 va a dormire. Come, in chiesa, come? Fa l'amore una volta all'anno. Non me la volta all'anno. Pure che è tu, una volta all'anno. Ah, che tu non è single, può fare tutti i giorni. Andiamo avanti, ah, calò.
Mamma mia, Calone! Indovini chi ci è venuto a trovare? Ci è venuto a trovare, mamma. Tu ricordi che un fotografo importante è figlio? Pure la vallita per una volta a biccio! Ma no, Calone! Mamma mia, ci ammazziamo! Le dobbiamo andare a vedere! Andiamo, una volta biccio! Eccoci qua, di nuovo in diretta! Diciamo con un chiattone e una secca secca! Guarda come si vede la differenza, che tu ti alzi scalzo, che mangi dalla mattina alla sera e che io non mangio proprio. Tu. Cioè, per diventare come te dobbiamo mettere insieme due buone volte. Tu non mangi proprio. Io non mangio proprio. Digiuna tu ieri sera. Vabbè, quando andiamo alla trip, state zitti, fa un fenciuccio, sto fammi fare una serie, è venuta accompagnarmi, mi è venuta qua. Sì. Allora, finalmente, per tutta la gioia di tutte le sue fan, anche per la mia gioia, in esclusiva a casa Bonavolta c'è lei, la mia amica di sempre, e teniamo un sacco di cose in comune, ma sì, pure tu però allora lo scopriamo, perché sei anche tu di segno come noi. Siamo tre gemelli ok, e qui per voi a casa Bonavolta Emiliana Cantone. Bella. Buongiorno, ma gemelli però in da tre sacchi diversissimi, siamo proprio diversi, siamo proprio diversi proprio. Calone, Calone, che una sacca su un sacco, almeno una sacchetta, vabbè, ok, buongiorno, come tutto a posto con buono? No, Emi, però no, lui non fa niente. Allora qua devi parlare straniero. Lui viene perché da lui fuori. Viene da io fuori. Io ho trovato tante agenzie. Come l'ho trovato? Grande, un pacco. No, ma ci mi scoppa in diretta, ci mandate un balletto meglio. Parla Lucia, il meglio, il migliore. Perché lui sarà proprio sul palco. E la ci trova. La ci doppia la mattina di 7 mattina. Lui è la mia sicurezza. Me ne non parla. Sister. Poi fa solo Miss Sister. Ok, my sister. Sister Emiliana. Ha capito. Dove gli hago un fratello? Allora non c'è. Non ti mi paura. No, e qui c'è ma metti paura chi? Quando mai? Un problema, non sta pazza mercato, come un bacino. Cucci. Come manda 5.000 persone quando gli chiama? Chi il basta che fa una guarda? Emiliana. No, sì, no, che fa? Ci fa fuggiallo. Ecco, ma posso salutare un attimo la regia, la regia di Antonio e zio Polvio, io lo chiamo così, zio Polverino, e sono molto felice di stare qua perché io i canti. Come ti trovo? Io incidevo i dischi. Che cosa? E quindi sto pavimento, io sono affezionata, non sto scherzando. Questa ha portato fortuna. Assolutamente. Te lo vuoi portare un pezzetto, non te ne vai. Se posso, sì, non mi dispiacerebbe. Oh, faccio un buco però per voi. Non va benissimo, allora dopo me ne stacco una. A parte che mi ha portato fortuna, figurati, ma le sarò per sempre riconoscente perché sono stati i miei primi discografici, quindi le prime persone che hanno creduto in me, e io veramente gli sarò sempre riconoscente a tutto lo staff. Quindi voglio salutare anche Pasquale, Antonio ovviamente. C'è l'inizio, Enzo. C'è tutto, ci sono i sacrifici, poi ci sono le serate, le ottave. Ma quello che è all'inizio, come fai a dimenticare? Ma guarda che anche loro. Sì. È un momento! Maronna mia, ok, aspetta. Casa Bonavolta, con chi parlo? Pronto, Anna Lucia, buongiorno, sono Giuseppe, fratello di Maria Rosaria. Buongiorno Giuseppe. Tutto bene? Tutto bene, Giuseppe da San Giovanni, vuoi fare i tuoi auguri per il 2000? Voglio fare i miei auguri di buon anno a te, a Enzo. Grazie. E a Emiliana, e volevo dire a Emiliana se mi poteva fare un regalo grande. Voglio chiedere se mi poteva salutare Ilaria da San Giovanni. Certo, Ilaria da San Giovanni, ti mando un grande bacio e tanti auguri di buon anno. Ma pure per Maria Rosaria, per tua sorella Maria Rosaria. Sicuramente, anche per Maria Rosaria, però ci sono di Ilaria perché Ilaria è una grande fan di Emiliana. Va bene. Nell'ultimo periodo è diventata una grandissima fan di Emiliana e ho chiesto questo saluto ad Emiliana. Figurati, è un piacere. Un piacere, amore, un bacio. Ciao Ilaria, buon anno. Ciao amore, grazie. Allora, io mo metto un attimo il telefono fuori posto. Sì. Pippi, voglio sentire pure pippi. Oh, il canno, wow, ecco. Continuo pippi. Ma insomma, sta accoppiata vincente vostra, però continua. Sì, allora, continua alla grande. Come la vedi questa casa Bonavolta? Ma io l'ho sempre vista bella, anche da casa, pare più grossa che le cage. Mi danno vascitello, no, sto scherzando. Ma che non è vascitello? A parte dire vascitello, però è riduttivo, come si dice, non per i vasci in sé, per l'amor di Dio, però di solito quando dicevo vasce è perché è una cosa che ci va arrevezzata, è una cosa piccola, adattata.
qui vantiamo di grandi studi, voglio dire. Paro Vash, perché questo è quello che vedete. Però. Ma qua è una però, azienda. Però. Guardati. No, ma fa guardare. No, guarda, guarda la grafica. Certo. Dove ti sembra di stare? A Rai 2. Ma quando mai? Chi è Rai 2 vicino a me? A Barbara D'Urso. Emiliano. Non ho capito la battuta. Era a Rai 2? No. Lei sta a Rai 2. Io? Però dico adesso qua, questo fatto qua. Ah sì, facevo esclusiva. Carmenzita. Pure lo te, ma Camerita Smart. Oh, guarda, ecco, vedi. Ma che le siti mi riesci pure là. E che non lo so. Già c'ha visto. Ci vuole un po' di disfasteri. Stasera potete venire però, perché ho avere stasera. Ma se ne dobbiamo proprio che fa veramente. Vabbè, poi facciamo. Tutte sera mi sbattevo cuore, tutte sera non vorrei dell'ora, combattevo sulla paura ed perdere. Ma rubavo tutte stelle a cielo, e studavo in luce tutte strade, tutte favore. St'amore, mille lune, mille lune ci hanno accompagnata a nuora, sotto che la luce accende l'amore, solo quando scemo sole ci scende. Bene, io cercassi in battute scene, ma trovare in la tua moriva, tutte sera, ammanassi in dei sentimenti, vedrà che le vedo prima, ma sto cuore non risponde. Mille lune, mille lune. Ma ci ho portato rosicchie e Leo Cremo. O consumo o non consumo. Sta Leo Cremo. Sto costume mi fa infondere, no? Sì, dice costume, mi fa attaccattare. Calone, allora, innanzitutto. Non si mangia, si piglia solo. Calone, calone. Ma va. Calone, innanzitutto. Sì. Innanzitutto. Sì. Noi dobbiamo pure curare l'immagine di casa di ho capito una volta bitch ma non stiamo in un salotto ho capito ogni giorno dobbiamo essere sempre freschi ma da voi tu muovi il telefono sei un capo telefono tu e si chiama ma che a me mi stanno chiamando sono più male e dato il numero di telefono tu e a tutti qua rispondi pronto amore come stai chi è amore amore
amore mio, tutto bene? Sì, ma chi è? Sta a posto. Amore mio, ma ti devo invitare pure a te al Lido Bonavolta Beach. Quando vuoi. Amore mio, si paga però, ma chi è? E chi è tuo amico? È un mio amico che usciamo qualche volta. Uno dei tanti. Angelo! Benissimo, sta a posto. Ma hai sentito tutta questa pubblicità di questo Lido Bonavolta Beach? Ma pure l'immagine è bella, mi sta piacendo tutto. Ah, ecco. Hai visto? Ma tu quando ci vieni a trovare al Lido? Tanto non è che si paga tanto, 3,50 euro si paga, capito? Ma posso con il costume, devo venire. Gesù. Amore, come vuoi con il costume, con il pantaloncino, ti porti la cambiata, perché tanto noi abbiamo anche le cabine. Capito? Senti, ma il nostro amico Nando Mariano ci viene a trovare al Lido. E come no? Veniamo tutte e due in costume. Va bene, ok, ti aspettiamo allora. Quando vieni? Domani mattina? No, domani no. Organizziamoci, perché dobbiamo prima organizzarci un po' prima. Però sicuro veniamo. Va bene, ok, ti aspettiamo. Non si paga tanto, 3,50 euro. Vava prima. Va bene. Ciao. Ok, ciao. Ciao amore mio. Ma io l'avevo detto. Allora, Calone, io avevo parlato pure con il direttore. Sì. Che comunque quest'anno, questi due mesi, era per pubblicizzarmi questo Lido Bonavolta Beach. Sì. E comunque, per esempio, prima rimette, prima semina e poi raccoglie. Ma quest'anno è andato così, però comunque all'anno prossimo poi a buscarmi qualche studario. Lo so, hai ragione, perché comunque ci siamo dati fare. Ma come vuoi mettere l'orchestra, l'indiante? No, ma tutto regalato. Calo, chi non è cantante vanno in ferie, mi sa. Cantante importante che tiene l'orchestrino, un po' più stanco. C'è la spasa voce, per tutta la spiaggia. Maro, Calo. Già mandate, signor Calone, scusate, ma quando arriva l'orchestra? Quando arriva? Ma tu visto che la gente annanza tutto, guarda là. Che bel costume. Ma ti pare buono, sta qui, così si mette un po' la spiaggia. Allora, ma questo è il Lido degli artisti. Sì, ci capì. Perché Belen e gli artisti importanti come Barbara D'Urso e Carmelite non va in Lido che si vanno in topless. Ma che belli cantanti, basta qui. Calò, ti posso dire una cosa? Oggi Lucia Sai non ce n'è per nessuno. No, figurati. Però vogliamo ci appia qualcosa fresco. Tengo una sete. Ma se beve solo, che? Se bevessimo agno. E chiamo, Calò. E chiamo, ti voglio bene, hai Tamam şey. Chiudo sto balcone, ca for chiove fa fritto in tuo cuore. Firma sti parole, ca numerisce ne chiudo voglio bene. Si te porterà ancora, e perché to ti attamo ancora. Stonga ancora soffrendo amore, stonga ancora chi ne velena. Hai ragione, volissa che io te t'avesse, perché stai dicendo la verità. Ma tu giuro ci provo e non ci riesco, perché pensa ancora e te va sa. Hai ragione, saccio, ma con me è diverso, io so ancora pazzo e te. La differenza tra chi lassa e chi viene lassato, sai qual è? Ecco vicino ai sentimenti, sotto vento malamente, egoista e prepotente.
qualcosa pure per mangiare. E perché non posso muovere a casa? È normale, che poi vengono gli artisti, vengono gli amici. Comunque loro vogliono essere accolti da me. Un lì si chiama Bonavolta Beach. Mica si chiama Esposito, si chiama Enata Manè. E nel frattempo da calore è che ti abbia qualcosa per bere e qualcosa per mangiare. Io mi guardo proprio su, Eccoci qua. Poi com'è bello. Oh. Sta fraterina è bellissima, gialla, bella. Si mangia? Come si mangia? Ecco. Ehi, una bella colomba. No, c'è la verità, se un tuo andi chiuso che fosse, una mezza salome, scagna la scuola per un po' via, ma qui si passa già. C'è quindi qualcosa da mangiare. Carone, ma noi teniamo la cucina a disposizione. Cioè, noi teniamo la cucina a disposizione, prima buetta, tu ti presenta a stagione con la colomba a mano. Fuori venite più sapore. È fuori nevica. No, andiamo là con me. È più saporito e stagionale. Una bella fella di colomba, un bel sciruppo rosato. Anzi, ma ho filmato a te spiace. Calo, facciamo una cosa. Allora, prima sta colore. Tagliamola a pezzettini, piccini. Sì, e arriviamo a tutta spiace. Ah, ma ti mi danno un bello vaso e tu ti vai a fare un bello giro. Non è che è scaduto sta cosa. Annanza a tutti, con tutta spiace. E magari di cantare la casa tutta chiusa. Buona volta ci ho fatto la colore. Un mese di luglio. Mi viene pigliato con me per te, ma arrangiato solo. Vabbè, però sembra brutto che loro si girino a rete e guardano che noi ci stiamo mangiando. Io faccio vedere che avevano tutto quanto, perché una colomba non si trova oltre la colomba. Solo la colomba. Vedi? Ha giunta la colomba. Tu tieni una colomba e tengo sciueco colombino. Ah, oh, colomba e colombo. Hai visto, no? Ci andiamo a mangiare qualche colombo. Ma c'è un altro? Come, c'è un altro? Sicuro che c'è un altro? Visto, ne poco bicciuto. No, me lo avremmo tutti come non ti preoccupare. Questo è bicciuto. No, venisse a Tina e Stefano. Mamma mia. Vengono tutti e tutto staff, allora. Tutto staff. Okay. Vengono pure loro. A Lito a volta. Mi sto dando la prima fila. Ulimbi? Ulimbi? C'è mai sa? Andiamoci. Una volta bitch. Sol, la playa, la arena se fue. Zitta, zitta, non te fa sentì. Qua nessuno mai ci può capì. Ah, sono tutto brava a giudica. E poi stessa cosa donna fa. La faccio con te la storia. Migliaia di like finora. Poiché sono solo innamorata di te. Non stancarti mai di farlo, basta. Voglio l'emozione indescrivibile, ma soltanto tu sei regala. Ancora manca poco e poi, basta. Pubblichiamo il nostro amore, basta. Per chi non lo sa, mo la dà. Non intendo. Si non ha conosce verità. Mi piace con te la storia. Postiamo l'amore ancora. E tutto il mondo mo la casa ve. Che? E a chiedere che le vesi? Basma. Non stancarti mai di farlo. Basma. Voglio l'emozione indescrivibile. Ma soltanto tu sei regala. Niente meno prima di te.
Muri. Produzione, gentilmente, un biglietto per la USA, America 2. USA. Ok. Si troppa bene. USA. Ma brava. No! 1-0 Stati Uniti! Ah, allo Stato! Ah, Madonna, direttore! Civizzatevi un po'! Civizzatevi, direttore! Hashtag civizzatevi! Guardi, qui siete civizzare un po'. Senza offendere i comici, qui siete una grande coppia cosa. Tu sei una spalla esagerata e che stai una comica. Hashtag civizzate. Sì, ma mo che escono i miei direttore! Mo che escono i miei due singoli! Possiamo! Allora, già ho preparato, grazie alla mia amica Cinzia Oscar, che mi ha detto tu devi fare i manifesti quando fai le organizzazioni. Sì. Uno, quindi già questo ci ho pensato, grazie a Mario Vestu. Ho preparato due singoli! Bene! Ma se non ne sapete, ditelo! No! Niente. Prossimamente pure i video, ma fa! E i video, vabbè, poi ci pensiamo, poi vediamo, poi facciamo un casting! Pure! Tra... La Endemol, ma contattate già! A proposito di sì. Voglio dire a Cenci! Cenci! Ok! Tu lo conosci? Cenci, stai casa Giuliana, viene in mente cosa? No! Ah, ma no, Cenci! Ah, ho capito, scusa, Cenci! Roberto Cenci! Sì. Ah! La regia per quanto riguarda la Mediaset, voglio dire, ma che lo vestito quella ieri sera, che la bella secca polenta, ma chi ce l'ha fatto mettere, che lo vestito? Una volta, bitch! Non so più restarti accanto e dico basta. Fingere e dire ancora sì, non ci resisto. Voglio i miei brividi, le mie abitudini, senza mentire e soffocare. Una ragazza come te merita tanto. Ma cosa posso farci, non ti sento dentro. Meglio lasciare per non morire. Non c'è futuro, il mio domani non sei tu, sono di ghiaccio. Ma poi mi sciolgo solo per portarti a letto. Con una bella come te sarò anche matto. Ma non riesco a darti quello che tu vuoi. L'impatto non arriva al cuore, non hai un difetto. È solo colpa mia se non ci metto tutto. Tu che ti perdi in questo amore maledetto, lasciando la tua pelle vivi di chi hai, dove tu sola metti il cuore. Cosa vale trattenerti a farti male? Puoi capire se ti dico non è amore. Devi andare, respirare, cancellarmi dai pensieri tuoi. Non dimmi resta quando ti cercherò per poi fare l'amore. Non devi mai fidarti delle mie parole. Sarà la voglia di sfogliarti, averti mia. Ma dopo un'ora voglio già mandarti via. Non disperarti quando poi mi senti addosso. Vedrai che uscirò dal cuore passo passo. Un altro amore senza dolore. Di nuovo ancora, il tuo sorriso accenderà, sono di ghiaccio. Ma poi mi sciolgo solo per portarti a letto. Con una bella come te sarò anche matto. Ma non riesco a darti quello che tu vuoi. L'impatto non arriva al cuore, non hai un difetto. È solo colpa mia se non ci metto tutto. Tu che ti perdi in questo amore maledetto. Lasciando la tua pelle vivi di chi hai, dove tu sola metti il cuore. Cosa vale trattenerti a farti male? Puoi capire se ti dico non è amore. Devi andare,
respirare e cancellarmi dai pensieri tuoi. Non dimmi resta quando ti cercherò per poi fare l'amore. Non devi mai fidarti delle mie parole. Sarà la voglia di svogliarti, averti mia, ma dopo un'ora voglio già mandarti via. Tu sei di ghiaccio, ma poi ti sciogli solo per tornare al tempo. Si è fatto l'orario, manco oggi si è mangiato, la gente sta, non sta niente, poi ci muoviamo i polizia, sciacquiamo i carrettelli, cosa dice che andiamoci, e se era un no, mi hai fatto mangiare, stai un no, la colomba è scaduta. Allora mi sento, va bene, quando si fa, si gestisce un lido. Ehi. Allora ovviamente quelli che gestiscono il lido devono sì. fare un po' di sacrifici. Sì, ma che allora... sacrifici sto facendo? Muoio un momento di fatica, tu. Allora, sai come diventerai bellino così sì. a settembre quando Ehi. Ritorniamo a casa Bonavolta, in da casa nostra, ah. la nostra adorata casa. La smagna. Torneremo con 20 kg in meno. Io e te. Io e te torniamo. Allora, che ce ne importa che non abbiamo fatto manco gerenare, che ti rimavri. A basta che facciamo belli figli. Basta che siamo felici. Con tutti i compagni nostri artisti. Perché noi siamo felici. Siamo chiatti e siamo felici. E siamo troppo amici. E la nostra felicità la condividiamo con voi. Con voi. Uè, ci vediamo domani. Mi raccomando. Al Lido Bonavolta. Prenotate. Prenotate. Sei giombrellone, sdrai tutto. Tutto, mi raccomando. Il Lido degli Artisti. Ehi. Un bacio da Anna Lucia Bonavolta. E da Enzo Calone. Ciao, ciao. Ciao. Se tu chi struga l'ora, piglio un costume, studio sto ventilatore. Non pensa nessuno, caro, che avrà se mora. Un lattino arriva in mare e t'accarezzo sola. Si viene a una volta, bitch, te piglio solo per un tappiccio e torna a casa. Tu fai un panino con due salsicce, non salatello, un sandwich, una Coca-Cola e una felle mallona. E si pure di cuffie da siete una bella canzone. Tiano giro da dorma su nonna sotto un ombrellone. Soltanto una volta, bitch, nessuna vede che c'è so sicuro che tu ne sempre qua. Ma se la fa non volete? Chi era Pombrellone? Beh, mi va a sputtarle! Al Lido Bonavolta! Anna Lucia Bonavolta! Enzo Calone! Va a sputtarle!